Siamo ad Osnago, piccolo paesino in provincia di Lecco. Alle mie spalle scorre il Molgora, il torrente che poi va a sboccare nel fiume Lambro. A pochi chilometri da questo torrente c'è la zona delle streghe, una zona dove, dice la storia, al tempo della Santa Inquisizione vennero bruciate moltissime streghe. Questo cippo è considerato il simbolo di Osnago, infatti attorno a questo martire che è stato impiccato dai tedeschi nel 1943 si muove tutta la società civile di Osnago. Il 25 aprile infatti tutta la società civile arriva qui con bandiere e con la banda a deporre una corona di fiori. Ma noi vogliamo parlarvi di Osnago per il suo santuario, il santuario dedicato alla Beata Vergine di Loreto. Ma voglio dirvelo ancora meglio, parliamo del santuario e del suo mecenate, di Angelo Colombo, che tanto ha fatto per questo santuario. Perché abbiamo visto che negli anni 80 minacciava della chiusura, allora io, la moglie e i figli decidemmo di vendere la casa e venire qui a mettersi a disposizione questo santuario, che è stupendo. Senta, noi siamo venuti qua per conoscere la sua storia, che ci è sembrata molto interessante e molto curiosa, però io adesso le voglio chiedere, ma perché l'ha fatto? Che cosa l'ha mosso? La fede, un motivo affettivo, che cosa? E anche un maturare nel tempo, cioè, perché quando sei giovane non si è molto attenti a certe cose, i valori vengono a capire dopo. E devo ringraziare la moglie, che la moglie è stata stupenda. La moglie è sacrestana e sacrestana anche lei, perché lei fa un altro lavoro tra l'altro, no? Sì, e lei sarebbe lei la sacrestana, io sono il custode, però entrambi tutti e due la cosa può continuare sicuro. La gente di Osnago è affezionata a questo santuario? Molto, specialmente negli ultimi tempi che è stato riportato alla luce di una volta. Che cosa dicono di lei che ha fatto questa scelta? Non dicono che è un po' matto, fuori dal tempo? Insomma... Ci dica dei presepi, poi lei a un certo punto nel matroneo ha allestito una mostra di presepi, che tra l'altro è anche permanente, che hanno girato il mondo. Perché negli anni 70-80 si era perso un po' il significato del presepi, e allora abbiamo detto cerchiamo di fare delle raccolte e far vedere a della gente cosa vuol dire i presepi nel mondo.